Dovremmo incominciare con una poesia che dovrebbe introdurre il tema di quest'anno. Mi hanno spiegato, perché come sapete io non sono autoctono, che questa parola è riferita ad un appezzamento di terra dove c'è un enorme prato su cui poi è stata edificata un grosso stabilimento tessile che ha cambiato anche diversi proprietari. E questa sera si vuole proprio prendere spunto da questo edificio. Difatti la prima poesia che sentiremo è intitolata proprio, ma al solito, mi dicono che devo fare in fretta, poi dopo alla fine... La prima poesia che sentiremo, ecco, è sua, lui si chiama Oliviero Iroldi. Senza soldi. E dovrebbe recitare la prima poesia. Ecco. Però, come inizio, volevo fare un piccolo aperitivo, no? Sì, sì, ma certo. Allora, mi faccio protetta ancora. Sono contento perché ho una buona spalla, mi fa coraggio. Allora, ascoltate, sentite bene, sì. Allora, a Gagliate ci sono quattro fustoni, di quali posti, e hanno deciso di passare le ferie in un campo nudisti. Allora cosa fanno? Vanno a farsi una bella abbronzatura. Quando si presentano per l'ok, allora calma, me lo devo raccontare in dialetto. Capisco. Sa, mi sento il tutor, insomma. Allora, questo non è segreto. Quando che mi pensi che me lo fai controllo, quella azienda, mi spiace, ma la bronzatura deve essere uniforme, deve essere tutto puro, deve essere... Perché c'era qualcosa che non era bronzato bene. C'era qualcosa che non andava bene. Allora, io vi consiglierei di andare, andate pure al mare, vi fermate in spiaggia, vi coprite bene, tutto fatto, loro vanno in spiaggia, si coprono di sabbia, tutti e quattro, e la sera fuori non a te, no? Ma se non ti ci penso perché non lo hanno naturale. Guarda caso, proprio se giù nel no, arrivi un pullman nel 2 e mi darei là. Mi fermessi in oretta e torno in giro, mi trovo al sera e fa sera proprio no. E loro, oh, ma Luisina, a te lo stai che te contro lo stupendo? Signor, a design mi guardai, a vintai mi trovai, a 30 mi fai una pera, a 40 pensa terra, a 50 mi fai un 12 colori, a 60 mi resta guai, e poi non mi fai un tutto che spas me, ed essi disgraziati, i carrozzeri come i fuggi. Giustizia è fatta! Ma non dovevi recitare una poesia? Siamo qui per quello! Pronto? Si ferma di Castì dal Nosgaia. A lì mi dà un ga. Che la vuole gravità? Vedi un te, la sempre vuoi da te, ma il gargatore aspa, e non capisco bene. Ma sgorsi da qui, tempi, scusate. No, ti lascerebbe 4 caramelle per finire su mondo. Da quel corpo di prezzo, che 4 lo vuota di, avrà girato il suo uso. E in più avvigli in mente, tornando il tempo in dre, quei sani, quei tilari, che aveva non cedeva. Matere che ficheva, rucchietti che gireva, genci che sudeva, e in tempo a te non devo, a fumida lungi che s'andò, per ferro di robi, vestì dal nuovo modo. Bei fode non zu, di querti ricamati, mugugli e sgurdenzi di tempi in passato. Quel Made in Cina adesso, la tutto l'ha cambiato, e va fornì, e sono tutti questi parcati. In Orgenci,
da paeselli, diceva un tempo che in Tiprazzò aveva un bel fè, sti dentro. Che io avrei in Tiprazzò, avevo tutti i padroni. Lasciati stare il fuoco senza lavoro, ti sentite un gran curio. E intanto il gà, la pensi, ma se vuoi si a girsi in tre, per guardare, resta strapuntà. La vuota, trivo il pugni, di gerenza a guardare, e guardare i capannulli. Chissà se chi da fè. E no, cammini in menti, al terra volatore, guardi la tavola. Lì proprio un gran dolore, palazzo e grattacieli, di loro la prende fè, e per i megarini mi farei ecco più un pulè. A me mica la gente a piangere di spirà, che sono tutto mojo e confuso di gratà. Proprio un po' paura che il nostro gran prazzò, spirò ma andrà a fumi mea in una gresta colazione. Adesso...